Un saluto cari amici di livefvg.com. Si è tenuto da poco presso l'associazione Asso Microimprese del Friuli Venezia Giulia un incontro inerente al funzionamento dei finanziamenti agevolati dalla regione Friuli Venezia Giulia per imprese e microimprese. Relatori, il presidente di Asso Microimprese Gianluca Perna, Marco Zoratti, l'amministratore delegato del CAT Microimprese e l'assessore regionale dottoressa Federica Seganti. Oltre 100 partecipanti hanno potuto ritirare il libricino sui finanziamenti regionali e hanno potuto chiedere all'assessore quali sono le novità messe in campo dall'amministrazione regionale per le microimprese. Finanziamenti a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile sono i principali strumenti messi in campo. Inoltre, per il settore dell'innovazione, il minimo è stato abbassato da 250.000 a 100.000 euro, così per favorire anche le microimprese. La Seganti ha ricordato che gli interventi in generale hanno riguardato sia la sburocratizzazione che i tempi molto più brevi, con un occhio di riguardo alle microaziende e alle ditte individuali, vero ammortizzatore sociale durante il periodo di crisi che stiamo vivendo. Buongiorno dottoressa Seganti, una domanda in merito a quello che è l'accesso al credito per le piccole imprese. Quanto sarà più o meno la disponibilità economica da parte della regione che metterà a disposizione per questo? E saranno più che altro, diciamo, finanziamenti con una restituzione oppure saranno a fondo perduto? L'accesso al credito significa aumentare le garanzie affinché le imprese possano accedere a quello che è il finanziamento di tipo bancario. Quindi noi quello che metteremo a disposizione, abbiamo in parte già messo, ma miglioreremo in termini di efficienza, è quello di dare garanzie insieme ai Confidi al fine di poter accedere a un finanziamento bancario. Accanto a questo abbiamo anche in animo di creare un fondo di rotazione, ma ovviamente come tale il fondo di rotazione i fondi vanno restituiti. Quindi l'accesso al credito noi lo intendiamo come accesso agli strumenti finanziari messi a disposizione dal mercato finanziario. Grazie. Un'altra cosa, ho sentito che ci saranno agevolazioni, diciamo, per l'imprenditoria femminile. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di fondi, in questo caso invece di contributi a fondo perduto, per le imprese, diciamo, femminili, dove quindi il capitale, la maggioranza del capitale o delle quote dell'impresa siano in proprietà a delle donne. Il contributo sarà fino a un massimo di 30.000 euro, per un massimo del 50% dell'investimento complessivo. Prevede anche varie tipologie di spese rendicontabili e anche le spese di costituzione della nuova società, che tante volte appunto anche il notaio e tutta una serie di attività possono costare significativamente, possono essere un deterrente per una donna per mettersi, diciamo, in affari. In questo caso invece avrà un contributo della regione per poterlo fare. Ma le aziende che si potranno rivolgere chiaramente alla regione per poter chiedere questo aiuto avranno, cioè dovranno avere una determinata tipologia di settore oppure possono essere un po' tutte le aziende? Per esempio, se qualcuno aprisse un bar, potrebbe avere accesso al credito? Sì, qualsiasi tipo di società, purché femminile, potrà avere questo tipo di contributo, quindi potrebbe essere un bar, potrebbe essere un negozio, potrebbe essere un'attività di parrucchiera, potrebbe essere una società di servizi, che ne so, alla persona, pubbliche relazioni, marketing, un'impresa manifatturiera che fa bulloni, qualsiasi cosa. Buongiorno Gianluca Perna, presidente dell'associazione Asso Microimprese. Avete organizzato nella giornata odierna un incontro con l'assessore Federica Seganti per informare le piccole aziende su come poter essere informati e facilitati nell'accesso al credito. Sì, beh, è un incontro organizzato, voluto molto dalle microimprese, perché proprio in questo momento in cui si rifà la finanziaria regionale ci saranno ulteriori finanziamenti e anche degli accorgimenti che faciliteranno, scusatemi, faciliteranno l'accesso al credito e quindi appunto abbiamo dato e daremo ulteriori anche informazioni presso i nostri siti su come accedere al credito e nel modo migliore, insomma, per poter avere conoscenza di quanto fatto dalla regione. Le aziende in Friuli Venezia Giulia stanno soffrendo parecchio come quelle nel resto d'Italia. In quante avranno necessità di chiedere un sostegno che le banche in questo momento non stanno dando? Beh, insomma, difficile quantificare, però è vero, l'accesso al credito è difficile presso le banche, in questo la regione, quindi l'apparato amministrativo burocratico nostro, è stato accorto e
faciliterà di molto l'accesso al credito per determinate categorie. Diciamo che non verranno date interventi proprio a pioggia, però specifici e con settori diversificati. Questo faciliterà di molto chi vuole intraprendere, soprattutto l'imprenditoria femminile, soprattutto l'imprenditoria giovanile. Non ultimo anche gli investimenti riguardo all'innovazione, che scenderanno da un tetto massimo minimo di 250.000 euro a 100.000 euro. Questo faciliterà anche imprese di dimensioni più piccole che questa volta potranno usufruire dell'accesso al credito in merito all'innovazione. Creare cultura di impresa è diventato indispensabile. Concludendo, quindi, ci vuole formazione per superare la crisi e finanziamenti agevolati alle imprese preparate.